Oggi, 1 luglio, si apre ufficialmente la stagione sportiva 2016-2017. Nel nostro intendimento c'era ovviamente già un progetto definito dal punto di vista tecnico, quindi con una presentazione del nuovo mister e di un organico tecnico nuovo perché, come sapete, la stagione scorsa ci ha collaborato in maniera direi freelance esterna Rosario Compagno e c'è anche un cambio a livello dirigenziale perché alcuni soci dell'associazione sportiva che erano entrati assieme a me non fanno più parte della compagine. Sapete già che Gaspare Simetti si è dimesso e che lo ha sostituito nella carica di vicepresidente Gerolamo Di Giovanni, Sei che messo Gaspare? Gaspare Simetti, ma già da diversi mesi. Questo è una Allora, nostra mancanza del nostro ufficio stampa che non lo ha ufficializzato. sottolineiamolo. Non farà più parte dei quadri dirigenziali il signor Armato, a cui va il nostro ringraziamento per il lavoro che ha svolto. E quindi di conseguenza ci saranno dei cambiamenti anche a livello societario. Voglio puntualizzare una cosa, io sono qui da ottobre, sono arrivato con entusiasmo, ci ho messo il cuore, ho fatto la mia parte, credo nel bene e nel male di aver dato un modesto contributo a quella che è la vita sociale, assumendomi le mie responsabilità. Ero convinto e sono sempre convinto che questa è una piazza dove si può lavorare per un certo progetto, per un certo programma, però mi sono preso delle delusioni perché ci sono state delle cose che nella mia testa dovevano svolgersi in maniera positiva per quanto riguarda le risorse che dovevano arrivare alla società, così non è stato. Così non è stato perché direi tutti gli imprenditori locali, ad eccezione della Pinta e Zottola, a cui va il mio ringraziamento, che ci ha addirittura dato già certezze per quanto riguarda il futuro. E ad eccezione della famiglia Giacalone, Gambero Rosso, che ci ha dato un contributo sulla trasferta finale di Coppa Italia a Firenze, per il resto c'è stato un disinteresse, un assenteismo generale e tutto questo chiaramente non ha consentito a questa società di reperire le risorse per, diciamo, chiudere la stagione in maniera esemplare. Io non ho niente da nascondere perché ci sono ancora dei rimborsi spese da dare ai tesserati. Non voglio entrare nello specifico nei numeri perché non è il caso, perché voglio dire, noi abbiamo fatto la nostra parte. Non abbiamo trovato supporto da parte degli imprenditori, non abbiamo trovato purtroppo supporto, lo dico a malincuore, e spero che questo sia anche motivo di sensibilizzazione per il futuro, perché chi vuole bene al Mazzara deve fare la sua parte, anche i tifosi devono fare la sua parte, perché se io vi faccio vedere un rendiconto e vi mostro i bordereau degli incassi del campionato, sono mortificanti, mortificanti. Tra l'altro ci sono state 4 settimane dove abbiamo distribuito dei biglietti omaggio acquistati dall'amministrazione per le classi sociali più deboli che di conseguenza hanno abbattuto l'incasso della settimana. E abbiamo avuto assicurazione adesso dall'amministrazione comunale che ci liquideranno a breve queste somme. Quindi, in buona sostanza, noi siamo andati avanti con le nostre risorse. Siamo qui per andare ancora avanti, non vogliamo dire la città non ha risposto, gli imprenditori sono assenti, vogliamo andare avanti anche perché in questi 2 mesi non siamo stati al mare, come vedete sono bianco, la mia pelle ancora non ha toccato un raggio di sole e non so se riuscirò a prendermi qualche giorno di vacanza perché ci siamo buttati anima e corpo al progetto della prossima stagione. A questo punto mi è venuto il dubbio che l'amico mio Salvatore Giacalone pensasse che io sono diventato pazzo. Perché? Perché noi ci siamo sentiti periodicamente in questo periodo, no? Saltuariamente,
ma non più di una settimana fa, nell'ultima nostra conversazione telefonica, mi hai trovato molto eccitato, si può dire? Motivato. Eccitato, mi piace di più. Mi hai trovato molto eccitato perché avevo appena finito una riunione con uno sponsor importante, importante, che mi aveva dato la sua disponibilità, con il quale addirittura avevamo anche trovato, identificato, quattro giocatori importanti che dovevano essere il rafforzamento della nostra rosa, che già è una rosa molto competitiva, che sono un difensore centrale che dovrebbe prendere il ruolo di Mastronardi, che non farà più parte del nuovo organigramma, un centrocampista che doveva sostituire Compagno, che non farà più parte del nuovo organigramma, una punta importante, che è già quello che ci è mancato lo scorso anno, e un ulteriore centrocampista, perché a certo punto comunque riteniamo che ci fosse bisogno di qualche altro elemento. Quindi nel progetto di questo accordo di una sponsorizzazione importante non è un imprenditore locale, voglio dire, non è Mazzarese. C'era anche già il progetto e identificati i nomi di quattro giocatori importanti che dovevano completare l'organico. Infatti tu mi hai trovato bello carico. Allora tu giustamente puoi pensare, dici, ma è diventato pazzo. Una settimana fa la situazione era questa, oggi è un'altra, perché oggi sono molto più pacato, perché purtroppo lo sponsor è caduto. Non solo quello è caduto, ma altri imprenditori invece locali, molto importanti, che ci avevano garantito il loro supporto, si sono defilati. Tutti, ad eccezione, ripeto, di Pinta e Zottolo, che ci ha riconfermato la sua disponibilità, e di un nuovo inserimento di un'azienda locale, che è la SP Auto, che ringrazio, che ci darà un contributo per la prossima stagione. Quindi siamo dovuti ripartire da zero, ma non da lunedì, perché noi ci siamo sentiti venerdì sera, sabato è crollato il mondo, quindi domenica abbiamo ricominciato a fare delle riflessioni e delle valutazioni. Riflessioni e valutazioni che ovviamente noi, non avendo qui nessuno scopo di lucro, nessun interesse personale, abbiamo pensato anche di aprire le porte ad altri imprenditori che vogliono affiancarci per costruire un Mazzara importante per portare avanti questo progetto. Ora chiaramente tu mi insegni, tutte queste cose non si possono sviluppare in tre giorni. Abbiamo da allora a oggi fatto altre 5 riunioni, l'ultima l'abbiamo fatto questa mattina a Palermo, un'altra l'abbiamo fatta oggi pomeriggio a Mazzara, quindi purtroppo oggi non possiamo ufficializzare quale sarà il progetto della società per il prossimo anno, perché se prima non concretizziamo determinati accordi, fermo restando che noi faremo la nostra parte come l'abbiamo già fatta l'anno scorso e abbiamo, credo, svolto un ruolo importante in termini di contributo. Quindi adesso che invece è iniziata la stagione, necessariamente dovremo, nelle prossime 2 settimane, che sono quelle decisive, perché poi chiaramente bisogna organizzare anche e preparare il ritiro, quindi adesso noi ci lasceremo con un appuntamento alla fine della prossima settimana, quindi a 7 giorni, a venerdì, dove io spero di ritornare a Mazzara e ripresentarmi a voi, per, diciamo, aggiornarvi su quello che in questi giorni succederà. Lunedì abbiamo un altro appuntamento molto importante che faremo assieme io e Dario e Girolamo. Poi io martedì purtroppo parto per impegni di lavoro, vado all'estero, però questi contatti andranno avanti, gestiti da Girolamo e Dario. Questo è quanto. Se volete fare altre domande, io sono a vostra disposizione. Al posto di Gaspare Semete e di Armando, che entra in società? Allora, questa è una domanda a cui giustamente, voglio dire, io dovrei dare delle risposte. In questo momento non ti posso dare dei nomi, perché è molto probabile. Quindi il direttivo è stato in tre, però. Sì, diciamo che le dimissioni sono in atto, sono formali, non sono sostanziali, nel senso che ancora Armato non ha rassegnato ufficialmente le dimissioni, l'ha fatto verbalmente con me, quindi nel direttivo in questo momento ci siamo io, Dario, Girolamo e Armato.
perché in atto ancora lui non ha firmato le dimissioni. È chiaro che nell'organigramma societario ci saranno degli inserimenti che saranno nuovi soci. Noi abbiamo finito una riunione oggi all'una e mezza e alle 2:15 ci siamo messi in macchina per venire a Mazzara. Io prevedo 5 componenti. 4. Sì. 4 componenti. Quindi ne mancano 2 in pratica, cioè non sì. Andando via armato. Sì. Ne mancano 2. Sì. Quello che voglio dire con grande serenità è che noi vogliamo fare la nostra parte. Non voglio entrare nel merito di numeri, però dico, anche mi rivolgo ai tifosi, perché l'entusiasmo del percorso di Coppa ha fatto sì che dopo la brutta giornata di Firenze, giustamente la piazza, parlavano di Serie D, Serie D, Serie D, Serie D, Serie D, a prescindere dalla difficoltà di un eventuale ripescaggio, perché era tecnicamente anche impossibile, però voglio ricordare che la Serie D fatta come va fatta, perché è inutile pensare di fare un progetto se non ci sono delle basi finanziarie importanti. Il Marsala insegna, ha vinto il campionato e poi purtroppo è ritornato in eccellenza. La Serie D costa 500.000 euro, signori, 500. Allora noi faremo la nostra parte sempre, fino a quando saremo qui noi daremo il nostro contributo di lavoro, finanziario, di modesta competenza per quello che possiamo, mettendo a disposizione della società tutte le nostre relazioni. Ma se non c'è un sostegno dell'imprenditoria locale, un sostegno dei tifosi, importante perché anche la tifoseria secondo me ha un ruolo fondamentale, perché noi abbiamo, vi faccio perdere ancora 5 minuti se volete, nel nostro percorso di Coppa abbiamo incontrato delle squadre e delle società, e qui il buon Campisi forse può dire più di me, dove voglio dire hanno dei ritorni in termini di presenza allo stadio che sono, voglio dire, a dir poco rispetto alla nostra realtà sconvolgenti, perché io vi ufficializzerò i tabulati, i borderò degli incassi del campionato, è mortificante. Cioè c'è la gente ma la cassa era vuota. Sì, gente parzialmente sì, ma la cassa era vuota, esatto. Esatto. Anche la Coppa, per esempio, che noi nelle 3 partite di Coppa fase nazionale abbiamo avuto un riscontro direi più o meno positivo, però voglio precisare che tra le entrate e le uscite nella gestione, noi abbiamo fatto anche un conto economico separato tra il campionato e la Coppa, cioè noi abbiamo speso il doppio di quello che abbiamo incassato, il doppio di quello che abbiamo incassato. Infatti mi rimproverano, dice, ma tu potevi evitare di andare a Coverciano, di andare qua, di andare là, ma se non c'è, voglio dire, quantomeno una condizione di gestione direi soddisfacente anche dal punto di vista, perché ci sono le trasferte, questi ragazzi devono dormire, noi siamo andati a giocare in Coppa Italia, io ho voluto dormire a Gela, no, anzi a Licata, che era una cosa diciamo tra virgolette in più, però voglio dire lo abbiamo fatto perché secondo me è anche corretto mettere la squadra nelle condizioni migliori prima di andare in campo. A proposito di squadra, quindi diciamo della squadra lo scorso anno cosa rimane? Allora, questo è un punto interrogativo, perché la nostra idea è una, bisogna poi che adesso ci confrontiamo abbiamo già fatto una serie di riunioni con il nuovo tecnico che ci ha dato delle linee guida, però noi adesso c'è un nuovo tecnico. C'è un nuovo tecnico, sì. E che? Non lo possiamo dire. Non lo possiamo dire perché voglio dire, non ha senso, ti ripeto, noi dobbiamo formalizzare prima determinate cose per capire quale sarà il percorso futuro. Dopodiché parleremo ovviamente del tecnico, dello staff dirigenziale, dei programmi, dei progetti. L'organico per quanto riguarda la vecchia squadra, da parte nostra è chiaro chi sono i giocatori che vorremmo rimanessero. Dobbiamo adesso incontrarci con loro e affrontare singolarmente ognuno di loro discorsi, progetti, programmi, accordi economici e quant'altro. I nomi te li potrei fare, ma dico, ha senso o non ha senso, tanto lo sapete voi, quelli che sono i meritevoli. Quando io ti ho detto escludo Mastronardi, Compagno,
Poi l'80% della squadra, tranne qualcuno che per esempio c'è qualche under che non farà più parte, perché tipo De Simone non farà più parte, ma dico, sono marginali. L'ossatura per noi è quella dello scorso anno, e la squadra per me, per essere una squadra competitiva, ha bisogno di quello che ti ho detto. Ha bisogno di una punta importante, un difensore centrale, un centrocampista e un altro centrocampista. Dico, questo tecnico che tu hai in mente che dovrebbe arrivare, dico già, quindi ci siamo confrontati, ovviamente, diciamo, sì, sì. Determinate cose. Sì, sì, sì. Mi ha detto non è necessario tenere Iacono, perché Iacono grida troppo in campo. No, dico Iacono perché è qui presente, lui è un privilegiato che è qui con noi, voglio dire, perché i suoi compagni sono fuori. No, invece in testa proprio ha messo, dice, Iacono sarà un punto fermo perché è il portiere più forte non solo della categoria, ma ho detto, evidentemente non lo conosci bene, tu lo vedi ogni tanto, io lo vedo sempre, e secondo me non è così. È vero o no, Giro? Quindi dobbiamo rimandare la prossima settimana. Allora, mi sembra ovvio che, se non sono stato chiaro, noi siamo qui, noi faremo sempre la nostra parte, però abbiamo bisogno di chiudere degli accordi con dei partner che ci sostengono in maniera importante, se vogliamo fare un progetto migliorando quello che è stato fatto l'anno scorso, perché l'obiettivo è quello di fare meglio dell'anno scorso, non possiamo dire facciamo peggio dell'anno scorso, o no? Tu non parli, minchia, mi lasci solo, ti sei messo al mio fianco. Quindi, caro Salvatore, io non ero pazzo una settimana fa, e quindi siccome stasera forse dobbiamo andare a cena, allora ci guarderemo in tasca. Se abbiamo 50 euro andiamo a mangiare la pizza, se ne abbiamo 200 andiamo a mangiare le aragoste. Quindi noi faremo la nostra parte e vogliamo andare avanti, però si deve svegliare l'imprenditoria locale. Ci stiamo rivolgendo a imprenditoria esterna, quindi fuori Mazara, ma dico che anche i tifosi mazzaresi, porca miseria, dico, l'imprenditoria mazzarese, loro sono in tanti. L'imprenditoria mazzarese, Girolamo lo sa, è stata sempre così, non è che c'è stata mai. Non è vero, scusami, ti devo io dissento, no, da questo, cose di 20 anni fa, no? Certo. Ma io ricordo quegli anni dove avevo, non dico la coda, ma ci sostenevano tutti. Lo so, ho capito, però dico, esiste una persona che da solo, Salvatore, siamo padri di famiglia, no, giusto? No, io non voglio parlare di numeri perché è brutto parlare di numeri, perché se tiro fuori i numeri, voglio dire, da padre di famiglia mi sentirei in imbarazzo. Allora, può esistere una persona che da solo si può prendere degli impegni per fare un campionato come va fatto in eccellenza? Sapete quanto costa un campionato di eccellenza? 250.000 euro. Sapete quanto costa un campionato di Serie D? 500.000 euro. Allora bisogna creare un gruppo. Qua c'è il mio amico Campisi. Noi abbiamo incontrato il Gravina. Gravina, che secondo me è una società modello per quello che è lo sport a livello dilettantistico. Dove sono 20 soci. 20. Dove? Quanto serve? 30.000? Siamo 20. 1.500 per uno. Quanto serve? 50.000? Siamo 20. Però non è 20 imprenditori. Allora non ci sono a Mazara 20 aziende che possono, voglio dire, assieme. Poi i 20 soci. Non è che deve fare il presidente Abbagnato. Io non è che mi ha lasciato detto nessuno, devi fare il presidente. Abbagnato può fare pure l'addetto alla biglietteria, perché se c'è uno spirito sportivo e di amore verso questa società, voglio dire, uno un contributo lo può dare in qualunque modo. I 20 soci fanno, è un'azienda, un'assemblea, eleggono un presidente, eleggono un consiglio direttivo, eleggono un amministratore delegato. Se sale a fare e Mazara è una città dove non ci sono 20 persone e dobbiamo venire noi da Palermo. Ma noi siamo venuti e vogliamo rimanere e vogliamo andare avanti, ma da soli non è possibile. Girolamo sa perfettamente che nel giro di tutti questi anni, guarda, 10 anni, 15 anni a questa parte, c'è stato qui un allontanamento totale dell'imprenditoria locale. Diciamola tutta. E perché?
Perché? Perché dopo la squadra è andata male, non ci sono stati risultati, non c'è stata forse quella figura di presidente che poteva catturare. Però, però Salvatore, io ti dico, secondo me, tu dici la squadra è andata male, noi abbiamo fatto un anno molto discutibile, nel senso che siamo andati male in campionato, ma abbiamo fatto un percorso diciamo eccellente che, nella Coppa. Diciamo che la stagione è stata salvata. Quindi, dico, stando a quello che mi dici tu, se c'è un minimo, voglio dire, di attaccamento e di interesse, dico, i tifosi che vogliono bene al Mazara, anche al buio, dovrebbero dire, io mi faccio l'abbonamento, perché non mi costa niente, il mio contributo è 100 euro, io voglio bene al Mazara, e voglio dire, e mi impegno sin da ora. Purtroppo che per avvicinare l'imprenditoria e per avvicinare i tifosi ci vuole veramente la squadra, ci vuole i giocatori, tutto vero, tutto vero, ma è, andiamo a dire, se ne parla fra una settimana. Sì, ma Salvatore, scusa, ma è il cane che si morde la coda. Perché voglio dire, allora, è il cane che si morde la coda, perché tu vuoi prima, dico tu vuoi prima il progetto, il programma e poi. Ma è la stessa cosa, la società per sviluppare un progetto ha bisogno di certezze. E queste certezze possono arrivare solo dall'imprenditoria, quindi attraverso le sponsorizzazioni, attraverso l'ingresso di nuovi soci, che è un percorso che abbiamo provato e preferisco non parlarne, perché noi abbiamo aperto le porte della società, c'è stato un imprenditore non mazzarese, ok, qua là, su, tutto fatto, qui, là, il giorno dopo sparito. Ma non è che gli abbiamo detto, tu entri e gestisci con noi, o se preferisci, io non ho l'ambizione di fare il presidente, io voglio dare un supporto e un contributo a questa società. Per me il presidente lo può fare Piero Campisi, chiunque vuole arrivare e vuole la poltrona è a disposizione, se dà, voglio dire, un contributo reale alla causa. Mi spiegano? Benissimo. Tu vuoi aggiungere qualcosa? Io non volevo parlare, anche perché mi ritrovo in una posizione molto scomoda, di chi da anni, ormai con un'interruzione di 20 anni, che sicuramente mi ha dato un po' di respiro, ma ormai da 7-8 anni in maniera continuativa, cambiano i presidenti, cambiano le cose, Gerolamo Di Giovanni è sempre qua. E capisco che questo può pure dare fastidio, o capisco che questa è una situazione che mi attira addosso delle critiche, e viene da alcuni velata da mistero, l'eminenza grigia o qualcosa del genere, troppo buoni, perché significa una sopravvalutazione anche delle mie forze e delle mie capacità. Però io mi permetto anche di dissentire in qualcosa che hai detto tu, Salvatore. Da 7 anni, regolarmente ogni estate, compresa questa, mi trovo coinvolto e posso garantirti solo ed esclusivamente per il bene che voglio al Mazara, perché non vedo l'ora di andarmene, e quando qualcuno me lo chiede anche pubblicamente, tifosi eccetera, non fanno altro che chiedermi quello che sarebbe il mio desiderio. Voglio precisare, scusami se ti interrompo, che fino a quando ci sarò io lui non se ne può andare. Vabbè. E preciso altresì, dico, io vorrei andarmene, però tu parli di imprenditoria che non si avvicina per i risultati. Io ti dico che i risultati in questi 7 anni, da quando sono rientrato io nel Mazara, sono stati altalenanti, ma nella ricerca costante ogni estate delle soluzioni, io queste soluzioni, assieme ai pochi amici che assieme a me sono stati vicini al Mazara, ho dovuto inventarmeli sempre andando a colloquiare con gente non mazzarese. E ti dico anche questo, che quando io sono andato l'anno scorso a disturbare Eri a Bagnato, il Mazara aveva avuto dei risultati, in maniera inaspettata, in maniera disastrata, perché ha fatto un campionato completamente in trasferta, ha perso una finale playoff con quello che era un mostro di fronte a noi, che era il Nardò. Quindi c'erano tutti i risultati, tutte le condizioni, perché il Mazara non aveva debito quasi, perché chi vuole
poteva tranquillamente avvicinarsi e finalmente dare un calcio nel culo a Gerolamo Di Giovanni e dire: senti, me la spiego io, ci siamo dovuti inventare, o siamo dovuti, o sono dovuto andare a disturbare Elia Bagnato, perché purtroppo, al di là delle sceneggiate, Vinci, Domingo, Pasquale e Ninetta, la società che gestiva il Mazzara non era in condizione di fare il campionato. Quindi dai ragione a me che l'imprenditore locale non ha risposto nemmeno. Non risponde per la mancanza di risultati, non risponde perché non risponde. E si parlava di realtà Gravina. Gravina ci sono 20 soci, io parlo di una realtà Cassino dove non ci sono 20 soci, ma c'è una prenotazione sugli striscioni pubblicitari al campo, addirittura aspettano che ne dismettano qualcuno per entrare all'altra azienda. Ora, al di là di questo, io dove voglio arrivare? Io sono sempre stato e sono per la politica del fare, non per quella del criticare. Chi fa sbaglia, anche noi, anche Elio e i presidenti precedenti, quelli che verranno, hanno commesso degli errori, li abbiamo commessi, li commetteremo tutti. Io ho avuto in questi giorni anche delle discussioni con Elio, su certe cose non siamo stati d'accordo, però si è fatto qualcosa. Si è fatto qualcosa e a oggi siamo qua in una situazione di enorme difficoltà, come lo siamo stati ogni anno, ma oggi ancora il De Profundis sul Mazzara Calcio non è stato celebrato, e non è stato celebrato perché qualcuno continua ad interessarsi. E questo al di là delle critiche, i tifosi giustamente hanno un ruolo critico e giustamente si aspettano che, ma parliamo anche di una società di eccellenza che incassa nell'arco di un campionato al netto 12.500 euro. Io non l'ho voluto dire perché... No, io dico i numeri. Perché è mortificante. Gli incassi di tutto il campionato del Mazzara al netto delle spese, perché poi al di là della gente che vedi, c'è l'ambulanza da pagare, la SIAE da pagare, il servizio maschile da pagare, parliamo di 12.500 euro. Io per cui, volevo evitare, perché è mortificante. Al di là dei proclami sbagliati che sono stati fatti all'inizio del campionato, io ripeto, sono stato molto critico anche nei confronti di ieri. Al di là dei proclami fatti nel campionato, Mazzara non è una piazza nella quale ci si può permettere qualcosa di più dell'eccellenza, a meno che sull'onda dell'entusiasmo di una vittoria di campionato, di una vittoria di campionato, di una vittoria di Coppa Italia, perché qualcuno oggi mi dice: se il Mazzara avesse vinto la Coppa Italia e andava in Serie D, allora che sarebbe successo? Non avreste fatto la Serie D. Salvatore, cambiava tutto, perché io sono sicuro che noi il 28 aprile rientravamo da Firenze con la Coppa, il 29 aprile il Mazzara già raccoglieva 100.000 euro di abbonamenti e di contributi delle aziende sulle ali dell'entusiasmo che si era creato. Andava la storia. E non è una giustificazione. Ora, a chi è critico, io dico, e dico e rivolgo un pensiero, specialmente ai ragazzi che stanno aspettando dei rimborsi spese, hanno sicuramente ragione, perché c'è chi ha famiglia e chi vive il calcio. E dico, ci sono delle situazioni che vanno sistemate, ci sono delle situazioni che vanno dimensionate a quelle che è la realtà, che io ho detto poc'anzi a Elio: se noi non dobbiamo partire col pullman, lui giustamente dice: io vengo a Mazzara, che ci venga a fare se poi vi faccio partire in trasferta con le macchine? Ma se noi dobbiamo partire con le macchine, io pregherò Elio di partire con le macchine, la presa di coscienza di determinati errori fatti l'anno scorso assieme a tante cose buone, è l'aspetto positivo che oggi ci pone nelle condizioni di poter dire: cerchiamo di continuare in mezzo a mille difficoltà, ma con una chiarezza di intenti che deve portare in determinati posti. Elio dice: fin quando ci sono io, Gerolamo ci sarà sempre. E io, fin quando c'è Elio, ci sarò sempre. Perché per carattere non sono abituato a scendere in corsa dalle barche. Se dobbiamo affondare, io affondo assieme a lui, glielo ho detto fino a 5 minuti fa. Ma è un mio modo di essere, e questo al di là delle critiche che chiunque può dire, al di là delle affermazioni che chiunque può fare, c'è sempre Di Giovanni. Io mi augurerei, ma te lo dico col cuore e te lo dico fortemente, su quello che ho di più caro, io mi augurerei domani di non esserci più e di vedere il Mazzara a determinati livelli che sono i livelli che merita. Dico, questo è l'augurio che io mi faccio per il Mazzara, perché se io sono qua, la motivazione è solo ed esclusivamente perché voglio bene al Mazzara, probabilmente oltre quello che sarebbe lecito e consentito.
e ritorna a dire io sono qua e ci sarò fino al momento in cui ritengo di poter dare un minimo di contributo per cercare di tenere in vita Mazara. Poi se qualcuno ha delle soluzioni immediate, io sono sicuro che è il primo a farsi da parte. Per il bene del Mazara. Quindi diciamo che... Girolamo è stato un po' pessimista perché ha detto noi non affonderemo, noi andremo avanti, continueremo a navigare. Il problema è, dobbiamo in questi giorni capire che tipo di programma possiamo fare per evitare di trovarci in situazioni antipatiche. Che è in relazione, diciamo, agli sponsor. Bravo. Noi faremo la nostra parte, non so se mi sono spiegato, lui è voluto entrare in un dettaglio, l'incasso, io non entro in nessun numero perché se cominciamo a tirare fuori i numeri, voglio dire, ci perdiamo di casa. Quindi noi vogliamo andare avanti, daremo il nostro contributo, stiamo lavorando per chiudere delle cose importanti perché avremmo il piacere di ripresentarci per un campionato di vertice. Si può dire di vertice o no? Manco di vertice. No. Che si deve dire? Salvatore, che di vertice. Vogliamo bassi.